Provo a fare una piccola ripresa, me la passo sul telefono, perché adesso il problema più grande è che non mi piaccio in camera. Risiamo! Mi sento tipo quel meme di Michael Jordan che dice tipo, vediamo se mi ricordo ancora come si fa. In questo momento drammatico e surreale. Mi sono trovata davanti a me stessa perché il tempo per pensare è infinito e i pensieri rimbombano tra le mura di casa e nella mia testa da una piccola idea sono diventati anche forse una necessità ed è per questo che siamo qui. Ho lasciato questo canale in pausa perché volevo iniziare un nuovo capitolo della mia vita. Quasi un anno fa ho pubblicato il mio primo singolo. E ho deciso di mettere i miei video musicali non sfruttando gli iscritti di questo canale perché volevo appunto tenermelo questo canale, volevo che fosse comunque sempre lì a disposizione se mai un giorno mi fossi svegliata, avessi trovato un briciolo di coraggio e non credevo sarebbe successo, ma vorrei dare quindi oggi una risposta a tutte le domande più spinose che ho sempre evitato, che mi sono sottoposte spesso, ogni giorno, sempre, sotto forma di commento, messaggio, frecciatine o comunque con quei fantasmi del passato che non mi fanno dormire la notte e che continuo a rimandare sperando che risolva qualcuno al posto mio. Siccome non lo farà nessuno al posto mio, oggi tirerò fuori da me tutte quelle cose che mi fanno stare male affinché non abbiano più potere su di me e finalmente possa io respirare prima di iniziare, però vorrei fare una premessa, ovvero che secondo me YouTube si divide super giù in due grandi categorie, che sono la categoria dei creator e la categoria di chi forse non è bravissimo a fare contenuti e quindi prende i contenuti di alcuni creator, li spezzetta, fa copia e incolla, li incastra così, mette un titolo che cattura l'attenzione e fa notizia. E so benissimo che questo verrà fatto probabilmente anche con questo video, ma non lasciatemi ingannare, questo video ha una durata. Guardate il video per l'intera durata, perché una frase presa tagliata da un discorso non è l'intero discorso e quindi potrebbe essere fraintesa, non fatevi abbindolare. Prova ad immedesimarti ricordando magari un momento in cui ti sei sentito messo a nudo o fuori po' in un momento di disagio che magari è successo davanti ai tuoi amici o davanti alla tua famiglia. E adesso cambia il pubblico di questo ricordo. Mettici un milione di persone, tutta YouTube Italia, tutte le persone che hanno cavalcato l'onda di un momento, forse il momento più fragile che abbia mai condiviso, perché qualcuno è molto impulsivo e ha vomitato fuori tutto senza pensare alle conseguenze. Come potevo rimanere la ragazza spensierata e solare e libera, tranquilla, serena che vi ho fatto conoscere, che sono sempre stata dopo una situazione del genere? Non sono stati tanto i meme e le reaction a farmi stare male, ma la consapevolezza di come io abbia gestito questa situazione delicata e privata a farmi incazzare profondamente con me stessa. Capisco che con il senno di poi da fuori tutto ciò mi abbia fatta passare per una matta, per una che sbotta su YouTube, ma purtroppo non ho il copione della mia vita, non sono un robot, non sono perfetta, anche io faccio delle c***e enormi e mi rendo conto poi crescendo avrei dovuto gestirla totalmente in modo diverso, ma non l'ho fatto e me ne assumo le mie responsabilità. Allora, dall'adolescenza all'età adulta non ho mai conosciuto nient'altro che l'esposizione. Su YouTube raccontavo qualsiasi cosa, cose belle, cose brutte, subito il lutto, ho raccontato sempre tutto, ho affrontato sempre tutto e non conoscevo altrimenti. Quindi la prima cosa che mi è venuta in mente è forse dovrei essere onesta, tirarlo fuori di me. Ed è stata una stronzata perché ho solo fatto peggio. Ho solo fatto peggio soprattutto per me, perché le conseguenze sono state devastanti e forse le sento ancora oggi, anzi sono piuttosto certa di sentirli ancora oggi. E quindi la mia soluzione a tutto questo è stato fuggire dalla telecamera, avere la fobia della telecamera, la fobia che le cose
che tiro fuori possono essere tagliate, ricostruite, cambiate, manipolate e poi so benissimo che probabilmente verrà fatto lo stesso anche con questo video. Molti di voi l'hanno notato magari anche nelle storie di Instagram in cui sembro strana o non spontanea o tesa. Ed è perché le rifaccio, le ritaglio, le riformulo e le riregistro di nuovo e poi non mi piaccio. Ed è perché ho paura di essere fraintesa a causa di tutte le etichette che mi sono state attribuite. Perché io sono quella pazza sclerata di YouTube che si droga e quindi siccome quella volta ho sbottato, adesso io sono convinta che molte di queste persone neanche lo ascoltano quello che ho da dire, hanno il telefono completamente in silenzioso, guardano il mio telefono, ah ma è quella pazza sclerata di YouTube che si droga, ma glielo ricordo pure io, così, gratuita. Perché esistono delle cattiverie che hanno un senso, ma sono proprio gratuite. Detto ciò, se mi drogassi, ma non me ne fregherebbe manco nulla di questi commenti, io sarei zitta e mi farei gli affari miei. Invece mi sto zitta e soffro perché non posso essere come sono e come sono sempre stata senza ricevere cattiverie gratuite. Ci sono persone che creano intere carriere basate sull'uso e l'abuso di droghe, come se fosse cool, ribelle, anni 70, anche nei video musicali. E con questo non mi sto giustificando, sto dicendo, non mi sono mai fatto una canna in vita mia. Però grazie a Dio non sono mai andata oltre. Cioè, ma volete crocifiggermi perché sono sempre a mille, esuberante, presa bene? Cioè, mi fate prendere a male. Ma perché dovete per forza dare un nome alla sostanza del mio carattere? Sfatiamo un altro mito. C'è stata una forte perdita di peso in conseguenza di un'operazione di peritonite che ha avuto delle complicanze e cose. E nel periodo di convalescenza, sommata a questa operazione, c'è stata anche di fondo, più che sommata di fondo, una depressione. Sono arrivata a pesare davvero poco e in mala fede questa mia perdita di peso è stata attribuita a droghe pesanti. In questo momento difficile di convalescenza mi sono concentrata sul mio peso, che è una cosa che non avevo mai accettato né affrontato, in conseguenza di un lutto e di un periodo in cui ero in tour in tutta Italia, passavo ore in macchina, nel van, a mangiarmi tutte le cose che mi venivano regalate, che mi venivano offerte, passavo tutta la notte a montare i video, mangiavo, mangiavo, facevo colazione, patatine, Coca-Cola in mezzo a una sottiletta, cioè raga, mangiavo veramente una merda. E ne pago ancora adesso le conseguenze. Concludo dicendo che non sono né impazzita né drogata, come a tanti di voi piace dire, ma semplicemente ho paura ad esprimermi, di non saper dosare le mie parole e di far scaturire un altro polverone che sono certa di non saper gestire una seconda volta, di non poter gestire una seconda volta. E con questo spero di essere molto chiara. Sì, mi sono tolta la gobbetta al naso. Ah, se adesso vi sentite tutti molto molto meglio, vi racconto anche un aneddoto nella speranza di poter aiutare anche molte ragazze che magari vivono una situazione simile. Il mio approccio prima di questa operazione alla medicina estetica, che per chi non lo sapesse c'è Google, è stato tramite una persona che quando appunto io, quando lo raccontavo a mio padre, gli facevo: papà, vorrei rifarmi il naso perché in terza media ho preso una brutta pallonata sul naso e mi venne questa gobbetta infernale. E mio padre lo faceva: ma tu sei scemo? Proprio neanche mi vedeva, fa: ma non ti vedo proprio. E questa persona mi disse che comunque c'era un modo per poterla far sparire con dell'acido ialuronico, e quindi era una piccola iniezione e sparita questa gobbetta. Allora andai, mi feci questa cosa e non vi nego che la sera ero commossa, nel senso la sera mi sono truccata e mi veniva da piangere perché ero profondamente felice, mi editavo tutti i giorni, mi conoscevo in ogni mio più insignificante dettaglio e ero arrivata a non sopportare, non riuscivo a fare riprese in cui ero di profilo. Era diventata una fissa, un'ossessione. E quando feci questa iniezione di acido ialuronico era rimasta metà fiala. E il tipo mi fa: guarda che se vuoi te la posso mettere da qualche altra parte. Io: in che senso? Perché per me era: ingrandirà qualcosa, no? Perché ingrandire qualcosa? E allora me la mise un po' nel labbro. E qui iniziò qualcosa di veramente triste, perché
una ragazza che fa un la come lavoro è sempre esposta, è sempre davanti a una telecamera, così, cioè, è facile andarci in fissa ed è facile anche cadere nelle mani sbagliate. Quando sono andata in America per togliere questa gobbetta e non toccare assolutamente il resto del mio naso, perché altrimenti avrebbe totalmente cambiato il mio viso e questa cosa mi terrorizzava, ho trovato una persona molto brava che mi ha fatto con un'altra puntura riassorbire tutto l'acido ialuronico sia nelle labbra che nel naso. E allora da lì, quando mi sono rivista dopo anni che non vedevo il mio naso com'era, ho pensato: sono un idiota perché non è così drammatica come credevo fosse. E quindi ho fatto togliere questa gubbetta al naso e per l'amor del cielo non ho mai più toccato le mie labbra né niente sul mio viso, nient'altro. E qui vorrei mandare un messaggio a qualsiasi ragazza che sta guardando questo video o che vuole approcciarsi alla medicina estetica o qualsiasi cosa: per l'amor del cielo, state attente a dove andate e a cosa fate, perché sembra e vi dicono che si riassorbe ed è una stupidaggine, non conta niente e poi va via. State attente perché il rischio del danno e di rovinarsi la faccia è veramente un secondo. Quindi state attente, io ho detto questo, non tocco più niente sulla mia faccia perché ho il terrore di toccare qualcosa. Ho 24 anni, sono giovane, sto tanto bene, sono serena, mi sono tolta sta gobbetta, evviva, siamo tutti felici. La roba che mi fa incazzare sono i commenti magari del giornalistino che cerca un titolone e che fa: Greta Menchi irriconoscibile. Zio, vorrei vedere te quando avevi 16 anni, prendo una foto di quando avevi 16 anni e una foto di quando ce n'hai 25. Bella per te che sto cambiata, grazie a Dio, ma vorrei vedere qualsiasi persona che non cambia dall'adolescenza all'età adulta. Mi sono alzata, ho cambiato colore di capelli, mi sono dimagrita, mi sono tolta la gobbetta al naso. Però, cioè, fino a una certa, se no te ne vai pure un po' a fanculo, se devi essere proprio così. Cioè, noi donne già abbiamo tante fisse, vienici a toccare pure su una cosa del genere e te ci mandiamo pure. Sono tornata e mi sento estremamente leggera in questo momento. Probabilmente questa è la cosa di cui avevo più bisogno e mi permetterà anche di lavorare meglio a tutto il resto. E mi commuovo un po', ma non piangerò più perché sennò poi troppi meme. Mi commuovo un po' a pensare che sia arrivata fino a qui in questo discorso e che non mi sia fermata prima e abbia detto: vabbè, sai che c'è, mi vado a fare un panino. Però, a parte gli scherzi, non è stato solo il mio percorso, ma è stato il nostro percorso. Sono successe tante cose belle, abbiamo riso, pianto, sono successe delle cose incredibili. Siamo stati a tavola con Paolo e Francesco, abbiamo cantato Mina insieme. Sono successe davvero tante cose. E detto questo, molti di voi sicuramente sarete tutti probabilmente cresciuti come sono cresciuta io, molti magari non mi seguiranno più o non vedranno neanche magari questo video. Però sentivo di dover tirar fuori di me, fuori da me, tutto questo e raccontarvi anche com'è stato il mio punto di vista. Perché sull'argomento non mi ero mai esposta e non avevo mai più detto niente, proprio silenzio stampa. Forse ora che il tè è freddo ed ho tirato fuori questo magone che avevo dentro da anni e che probabilmente non andrà via finché questo video non sarà online, solo ora potrò sentirmi libera, se ce ne sarà occasione, se ne sentirò il bisogno di portare anche qualche contenuto su questo canale che avevo lasciato lì prezioso da parte, cercando di dimenticarlo, farlo scomparire, ma le cose se non le affronti non scompaiono. Quindi, ciao. Mi chiamo Greta Menchi, ho 24 anni e sono un'artista. Goodbye.